Amici di Murradio, buonasera. Come ogni giovedì siamo di nuovo insieme con Dietro la Porta. Adesso perderò un secondino veloce veloce per presentarvi Riccardo Zezza, che da oggi in poi sarà il mio compagno di viaggio in questa avventura. Anche Buonasera a lui tutti. fa parte di Murradio e da oggi in poi comincerà a collaborare con me. Studieremo insieme questa trasmissione. Così non ve la prendete solo con me, si è tratto sempre cose strane. Siamo in due stavolta. Poi abbiamo Monica D'Emma, che ormai conoscete anche voi parecchio, e abbiamo due persone che io vorrei che si presentassero da sole, perché stiamo parlando di un caso che sta veramente tenendo banco dal punto di vista della cronaca da molti molti mesi, da oltre un anno, il caso di Liliana Resinovic. E noi abbiamo un suo amico di vecchia data ed una scienziata, diciamo, che sta lavorando e studiando proprio per portare ad una risoluzione del caso. Vi presentate da sole allora? Allora, io sono Paola Calabrese, ho anche un canale, il canale di Giallo e Nero, i colori del crimine, in cui analizzo le vicende dal punto di vista psicologico, ma soprattutto dal punto di vista scientifico e narrativo. Poi abbiamo Fulvio. Sì, Fulvio Covalero, ma ho partecipato a 5.000 interviste e cose, per cui insomma, vabbè, diciamo che di tutta l'entourage di Liliana, sono il suo partito Sergio, la conosco da prima di me, per il resto non c'è Sebastiano, Claudio, chi che sia, che l'abbia conosciuta prima. Mi piace, scherzando un po', mi piace dire che la conosco, che la conoscevo purtroppo, da 600 mesi, non sono proprio 600 mesi, ma siamo d'accordo per dire. Se posso Cosa anche per... permettermi, Fulvio, Sì. ci chiarisce bene questa cosa, perché ho visto, voi siete ormai oggetto di tantissime polemiche sul web, in TV, ovunque, no? Ci vuole chiarire per una volta e per tutte, cioè come ha conosciuto Liliana, qual era il vostro rapporto di amicizia? Cioè non glielo dico per mettere in dubbio, ma perché a me proprio sfugge questa cosa, ma sento che tra i vari attacchi che le rivolgono, cioè, le Sì, ma poi contestano proprio questa cosa. Io non credo che una persona si inventi un rapporto d'amicizia, anche perché, insomma, cioè, non vedo il motivo per cui, insomma, uno dovrebbe dire una cosa che non è. Poi, insomma, Trieste è piccola, cioè, ormai siete molto famosi. Non, credo che vi criticano quelli che non vi conoscono, non quelli che ma vi sì, no, conoscono e vi scusa. dicono. No, non credo che sì, perché purtroppo vi sarete resi conto che si sono create due fazioni, se non tre, no? Esattamente. I tifosi di Sebastiano, i tifosi di Claudio, e dopo in mezzo c'è un gruppo di persone che vuole portare l'opinione pubblica in una certa direzione, sono venuti da fare i nomi con noi. Per cui è una questione di tifoseria. Ovvio che io porto, diciamo che se la questione di Liliana, se la sparizione di Liliana è venuta fuori dalla cronaca, è perché io il 19 dicembre del 2021 ho mandato in privato a Trieste prima, il giornale di Trieste, ho mandato una nota dove spiegavo che secondo me Liliana non si era allontanata, diciamo, di sua volontà, non so se ho detto questo, ma no, ho scritto che, ma è dimostrabile, che Liliana, secondo me, aveva una vita matrimoniale, un rapporto solido, affettivo solido, nessun problema economico, e che non vedevo, e che era nelle sue piene facoltà mentali anche più, direi, e per cui non c'era motivo che fosse sparita. E questo preoccupava molto. Poi io ho saputo che Liliana è scomparsa, già usare il termine scomparsa mi dà fastidio, vabbè, ma nel senso che non si trovava. L'ho saputo il 16 dicembre attraverso un post su Facebook, giovedì 16 dicembre. Dato che avevo il numero di telefono di Liliana, ci ho pensato su da giovedì pomeriggio, tardi, quando ho saputo. Cosa potevo fare? A un certo punto, sabato, il sabato, ho fatto il numero di Viviana.
se il telefono risultava spento, non raggiungibile, era un problema, ma comunque potevo anche pensare che dopo 4-5 giorni la batteria si fosse scaricata. E poteva suonare libero e magari non aver voglia di parlare con chi che sia. Ho fatto il numero e ha risposto Sebastiano. Ha risposto Sebastiano e gli ho chiesto, ma era chiaro che non era stata ancora provata, diciamo, no? E d'altra parte ho sempre detto che secondo me se Liliana si fosse allontanata di sua volontà, dopo mezz'ora o un'ora avrebbe telefonato a Sebastiano e gli avrebbe detto, guarda, bisogno di stare un po' con me, e sto bene, e quando me la sentirò tornerò indietro. Io credo che questo Liliana l'avrebbe fatto, non avrebbe lasciato passare nella goccia di non dar traccia di sé. E poi, quindi là è stato, ne abbiamo parlato per una mezz'ora, un poco più, perché io ho chiesto se avevano litigato. Mi ha detto no, assolutamente. Gli ho domandato se aveva controllato il conto corrente per vedere se in quei giorni, da quel martedì al sabato, c'era stato qualche prelievo, qualche movimento. Se ci fosse stato, intanto era un segnale che era in vita. E in secondo luogo anche dove poteva comparire, dove era stato fatto questo prelievo. Niente di niente. Gli ho chiesto se Liliana era tipo, a me sembrava di no, era sicuro di no, ma gli ho chiesto anche lui, gli ho detto, ma secondo te può essere andata a camminare in carso da sola? No, assolutamente no. E gli ho chiesto se per caso aveva fatto negli ultimi mesi qualche visita specialistica che avesse avuto un esito nefasto, e questo l'avrebbe potuto mandare fuori di testa, no? La preoccupazione di una fine che poteva essere imminente se parliamo, non so, per esempio, di un tumore o robe di questo tipo. Nemmeno questo. E da lì, questo era il sabato 18, e al 19 ho mandato questa nota a Trieste Prima. Trieste Prima mi ha contattato, ho rilasciato a loro una prima intervista dove spiegavo, loro non sapevano niente di questa sparizione. Dall'articolo che è apparso poi su Trieste Prima si sono collegate tutte le mode di informazione a livello nazionale e da lì è partito tutto. Insomma. Non so se, ma quando io ho fatto questa nota, ho scritto questa nota a Trieste Prima, io ero certo, mi pareva anche ovvio che il mondo dell'informazione sapesse già che era Quando c'è una scomparsa in genere, insomma, ci si mette in moto anche come giornali per facilitare le ricerche, diffondendo Certo, la foto e certo. il nome, insomma. Sì. E sembra comunque che e poi mi ha mandato un messaggio in privato da Fruttivendola, la famosa Fruttivendola, famosa per noi, perché non so se poi. Ecco, che lei aveva visto. L'ultima persona che avrebbe visto Liliana quella mattina. Esattamente, sì, esattamente, che lei aveva visto Liliana. E si stupiva, al 29 dicembre mi pare che mi aveva mandato questo messaggio in privato, si stupiva perché nessuno, nemmeno nel rione di San Giovanni dove Liliana abitava, nessuno si è mosso per mostrare la foto o chiedere informazioni, niente, nessuno si è mosso. Si dirà che nemmeno io mi sono mosso, certo, ma io mi ho saputo il giovedì, tardo pomeriggio. E quando ho sentito Sebastiano, che non è ancora tornata per me, quel primo era anche per me. Io difatti ho sempre parlato che cercavo il corpo di Liliana, non che cercavo Liliana viva, perché non ero straconvinto che fosse così. Sin dall'inizio, quindi, per Sì, no, mi la foto. domandavi quando ci siamo conosciuti, no? E in pratica Liliana era comparsa nella compagnia di ragazzi e ragazze che si trovava in un oratorio di Trieste, e là i festini, se andava in carcere la domenica, no? Ragazzi e ragazze, queste robe qua. Dopo fatalmente viene il momento in cui si formano le coppie, no? E ognuno va un po' per conto proprio,
cerco di ricordare, eccolo. E per cui ci si divide. Dopodiché con Liliana ci si incontrava per caso, ci si incontrava per caso anche perché nel 2009 io ho iniziato a interessarmi della politica locale di Trieste e quindi ero spesso in Piazza Unità, in comune, in Consiglio Comunale, queste robe. Liliana lavorava a 200 metri in Via Trento nell'ufficio della regione e fatalmente ci si incrociava perché insomma si stava sempre in uno spazio ristretto della città e poi comunque io sono venuto ad abitare nello stesso rione che Liliana abitava già da qualche tempo, non da tanto, perché fino al 2015 sicuramente lì abitava proprio da lei e Sebastiano abitavano dall'altra parte della città. E dopo sono andati a abitare in Via Badocchio, ma dopo il 2015. Io penso che comunque, insomma, appunto, dopo tutti questi anni di conoscenza, magari una persona riesce anche a, diciamo, sapere bene quello che pensano chi gli sta intorno, insomma. Che tipo era Liliana? Ce la puoi descrivere un po'? Perché fino adesso abbiamo sempre. Liliana. Sì, Liliana era un tipo. Allora, fate conto che io sapevo dell'esistenza di Sebastiano, io sapevo che era sposata con Sebastiano, però mi ero fatto la convinzione, guarda te, mi ero fatto la convinzione che Sebastiano fosse un suo ex collega che lavorava in regione, per capire quanto lei parlava delle sue cose, di quanto, no? E dopo ho saputo che non lavorava in regione, che non era un suo collega, dopo che è scomparso e si è cominciato a parlare, che lui faceva questa attività di affidatura di coltelli, ma fino a quando non è scomparsa Liliana, io ero convinto che Sebastiano, anche perché per il suo modo di porsi, di essere, no? Così, mi ero fatto la convinzione che lui appunto aveva lavorato in regione con Liliana e si erano conosciuti da. Poi si possono scusare. Lei non sapeva della relazione con Claudio, mi pare di capire. Cioè, non Ma lo sapeva neanche lei, non lo sapeva guarda, nessuno. sinceramente di questa relazione penso che non sappia nemmeno lui. Sì, un po', diciamo, è anche la mia opinione, Dai, nel dai, senso ma insomma, che dai, mi sembra che l'abbia caricata. Esatto, si è un po' Allora, enfatizzata la cosa. se noi si facesse un percorso all'indietro, allora, stavo andando a un'intervista in Piazzale Gioberti, una delle tante, no? E uscendo da casa, per arrivare in Piazzale Gioberti, dove abito, ci impiego 10-15 minuti, no? Piedi. E come sono uscito da casa, mi ha chiamato Claudio. Adesso non mi ricordo di cosa si parlava, no? Eccolo, però ovviamente Liliana non mi ricordo di spettacolo. E lui in quel momento, ma eravamo già, dovrei rivedere, ma o era negli ultimi giorni di dicembre del 21 o i primissimi giorni del 22. E fino a quel punto, fino a quel giorno, Claudio era mascherato. Si faceva, aveva, usava uno pseudonimo, mi pare Filippo, che se non mi ricordo, quando lo intervistavano. Lui non voleva farsi riconoscere. E gli ho chiesto, gli ho detto, ma Claudio, ma perché non ti manifesti per nome e cognome per quel che sei? E lui mi ha risposto, non voglio metterci la faccia. Capperi, no? Dopo però, appena ho concluso, altro che la faccia. Praticamente dormiva in cantina delle emittenti televisive. Ma lei Per dire. all'inizio in questa storia sembrava, io non ho molto seguito, diciamo, la diatriba televisiva perché non l'ho mai trovata utile Interessante. alla persona, no? Anzi, è forse la parte che più mi ha dato fastidio in questa storia, perché a un certo punto sembrava che tutti quanti dovessero dire la sua su questa donna, però poi stringi, stringi, anche lei poco fa cosa ha detto? Lei parlava poco, raccontava poco di sé, quindi. Sì.
si può dire quello che, diciamo, in maniera marginale, però continuare a scavare nella vita di una persona in questo modo e dire no, io dico una cosa, uno dice un'altra, mi sembrava veramente poco rispettoso. Soprattutto perché poi, come ha detto giustamente dall'inizio, c'erano due team, no? Team Claudio e team Sebastiano, questa cosa per me è diventata proprio terribile. Però all'inizio, guardando, diciamo, perché comunque la storia era interessante, quindi al di là del gossip di cui si occupavano alcune trasmissioni, quando poi si arrivavano a delle scoperte, uno cercava un po' di guardare. E all'inizio sembrava che lei comunque fosse più team Claudio, apparentemente, no? Da quello che si vede in TV. Mentre ora adesso Allora, la vedo invece accanto a Sebastiano. no, Però, no, 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 attenzione, però voglio dire una no, no, no. cosa, che lei fosse alla ricerca di Liliana e che si battesse per trovare Liliana e non tanto per andare, diciamo, a favore di telecamere o altro, credo che questo sia sempre stato abbastanza, diciamo, palese, ecco. Quindi, Spero, ma insomma, no. spero di sì. No, no, il mio rapporto con Claudio, a parte che Claudio faceva marcia, no? Faceva lunghissime distanze, 500 rotti chilometri da Parigi Colmar, che faceva in quegli anni 80. E io, sul finire degli anni 70, 70, 78, 79, avevo cominciato a fare corsa. Categoria Lourdes, proprio, sai, quelle robe, non nel senso, giusto per esserci, perché mi piaceva correre da sempre. E quindi là ho conosciuto Claudio, che era comunque la persona più rappresentativa a livello di atletica in quegli anni. E bene o male, nel tempo, bon, ci si incontrava, ma con lui poi, perché poi io ho smesso di fare questa attività sportiva. Nell'82, immagino, 82-83, quindi non andavo più in stadio, non frequentavo più le campestri, queste robe, quindi ci si perde un po'. Però l'immagine di Claudio, io avevo l'immagine di Claudio lo sportivo, non nel senso, non ho mai avuto modo di analizzarlo a livello caratteriale. Era Ok. un bravo sportivo, era molto ammirato. E tutto lì, insomma. Dopo compare questa storia di Liliana, e in pratica il giorno di Natale mi telefona e mi dice: "Ciao Fulvio, hai sentito di Liliana?" Erano già giorni che comunque, no? Erano iniziate le interviste, erano iniziate tutto. Io facevo i miei casini su Facebook, queste robe qua. E io gli ho detto: "Ma allora, dato che fino a quel momento sembrava che Liliana non fosse stata vista dalle telecamere in fondo alla via Damiano Chiesa, ho detto: "Ma se è uscita da via Verrocchio, è arrivata sulla via Damiano Chiesa e non è scesa, non può essere che salita sopra la via Damiano Chiesa, e la via Damiano Chiesa porta sulla strada per Padrovizza, attraversata questa, c'è una vecchia strada romana che porta in cima alla collina." No? Ho detto: "Ma se non è scesa, io andrei a vedere su questo percorso, questo che sale. Solo che non ho il green pass, non, no? Non ho il green pass, non ho la macchina, ho problemi ad andare su, no? Anche perché è una bella salita." E lui si è proposto di accompagnarmi. Mi ha accompagnato in cima, cioè invece che fare il percorso che ipoteticamente avrebbe fatto Liliana di salire, io l'ho fatto semplicemente all'inverso nel scendere. E poi lui mi ha lasciato su e è andato ad aspettarmi con la macchina dove si è sbucato sulla strada per Basovizza. Sono venuto giù e sono venuto giù perché sentivo di farlo, ma ero straconvinto di che non avrei trovato nulla. Ma comunque, e venendo giù, ho pensato: "Ma si sta parlando che Liliana si potrebbe essere suicidata." E quando sono arrivato giù, ho chiesto a Claudio: "Ma Claudio, ma come se si fosse suicidata, come avrebbe fatto?" E lui mi ha risposto: "Ma ne abbiamo parlato e mi ha detto che non avrebbe avuto problemi con tutte le pillole che ha a casa Sebastiano." Per dire.
C'è un'altra cosa poi, perché qualche giorno prima di andare, io ero andato a cercare Diana, non so perché, mi ero fissato di andare attorno alla chiesetta abbandonata dentro il comprensorio di San Giovanni. E avevo comunicato che ci sarei andato, avevo comunicato su Facebook. Quando sono andato su e ho fatto il percorso attorno a questa chiesetta, quando sono ritornato, ho detto che non avevo trovato nulla, ho scritto che non avevo trovato nulla. E questo è un particolare non da poco, secondo me, l'ho anche rimarcato negli ultimi mesi. Intanto, il corpo di Liliana poi è stato trovato a 50 metri da dove io avevo cercato per una chiesetta. In tutto quel periodo in cui Liliana non si trovava, io avevo sempre pestato, sempre detto nei post su Facebook, nelle interviste, nei tweet, è tutto registrato, si può vedere. Che per me era importante che il corpo di Liliana venisse trovato e che gli fosse data degna sepoltura. Che non sopportavo l'idea che fosse buttata in qualche bosco come spazzatura. Secondo me, io l'ho detto anche questo diverse volte negli ultimi mesi, secondo me è come se io avessi scritto la sceneggiatura e qualcuno avesse recitato la parte, perché comunque il corpo in un boschetto a 50 metri da dove io avevo cercato, addirittura dentro a degli inutili sacchi neri, perché non si capisce bene perché Liliana avrebbe dovuto mettersi i sacchi addosso, no? E questo qua, secondo me, è stato proprio per ripetere perfettamente la scena, in un bosco come scultura. Se non avesse avuto addosso i sacchi neri, il particolare come spazzatura non compariva, e questo mi ha sempre sospettito, non dico nemmeno neanche un po', abbastanza. Cioè, nel senso che chi ha portato là il corpo di Viviana e non c'è verso, questa è la mia convinzione, ecco, lo ha voluto rifare la stessa scena. E ci si può anche domandare perché è stato fatto ritrovare il corpo. È stato fatto ritrovare il corpo, secondo me, perché serviva a Sebastiano. Perché sono andato di su diverse volte in quel perimetro dove è stata trovata Liliana, e ho fatto anche notare che in pratica è un quadrato, diciamo, no? Tutto recintato, il primo lato, e dopo si va al bordo di una scarpata. Se volevano far sparire il corpo, lo facevano luzzolare tutta quella scarpata, e non forse nemmeno oggi si sarebbe trovato. Invece l'hanno voluto far trovare. Forse Sebastiano, perché gli faceva comodo, perché altrimenti prima di andare a visitare la pensione e tutto quello che ne consegue, avrebbe dovuto aspettare 10 anni. Ma che Però, faceva comodo. scusi, Sì. signor Fulvio, lei non accusa Sebastiano, perché si capisce dalle sue parole che non è, cioè non sta accusando lui, però è come se ci stesse dicendo che Non qualcuno gli ha voluto glielo fare un favore, no? facevo Cioè. trovare, no? No, non proprio. Dato che c'era. In pratica, dal 14 dicembre, il giorno in cui è scomparsa Liliana, c'è stato un gruppo di persone che si è coalizzato per fare insinuazioni e lanciare sospetti contro Sebastiano. Questo è avvenuto addirittura prima, cioè quando semplicemente Liliana non era ritornata all'ora che ritornava sempre. Non che lei avesse appuntamento il giorno di tornare alle 7 di sera, no. Non era ritornata all'ora in cui di solito ritornava. E là sono andati in allarme tutti, no? Non bisogna dimenticare poi che Claudio alla mattina l'ha dichiarato più volte, che quella mattina poi a un certo punto è andato in giro col carrelletto di procurarsi un alibi. Cosa posso dire? E riguardo all'amicizia con Sebastiano, ecco, io gli ho detto, l'ho detto anche nell'ultima puntata di Quarto Grado, no? Quando mi hanno detto che io sono amico di Sebastiano.
Io ho detto no, guardate che io sono amico dei Viviani. Per me Sebastiano è indifferente. Guardi, io non so i miei colleghi qui, Lucia o Riccardo, come la pensano, ma se proprio dovessi schierarmi, io diciamo, mi sarei schierata nel team Sebastiano, perché il modo in cui è stato trattato, insomma, come è stato additato altro, non che sia, diciamo, un santo, che mi sia simpatico, che non abbia dei dubbi su quello che un po' ha raccontato, no? Magari qualche omissione o altro, che ci sta anche. Però, insomma, il modo in cui è stato trattato, additato o altro, mi sembra veramente esagerato, perché io Appunto. penso, no, che potrebbe anche essere un uomo pesante, cattivo, non lo so, però sta di fatto che comunque è l'uomo che Liliana ha scelto, ha sposato e con cui è stata fino all'ultimo giorno. Quindi credo che questo le persone dovrebbero comunque rispettarlo. A me Al per di là che esempio, poi magari. santo. Vai, Vai, Lucia. No, 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 vai, finisci. io dicevo una cosa semplicemente, dicevano tutti, no? Però Sebastiano ha fatto la denuncia il giorno dopo. Ok, lui aveva lavorato per anni come fotografo di cronaca, di conseguenza sapeva benissimo che presentare la denuncia 2 ore dalla scomparsa di una donna adulta, senza particolari problemi di Alzheimer o eccetera, cioè, alla fine ricordiamoci che alla Orlandi, quando sono andate a fare la denuncia, gli hanno detto torna domani, che la ragazzina è uscita, figuriamoci una donna che esce alle 9, alle 2:30, 3 non è tornata, insomma, ecco. L'ha fatta la sera la denuncia, però lui non voleva andarci. Questa è la cosa che tutti hanno Sì, trovato brava. anomalo, che lui non voleva andarci, però insomma, è un po' particolare. Parliamo di una donna di 63 anni, nelle pienissime facoltà mentali, che tra l'altro poi sembra i telefoni fossero rimasti a casa, quindi no? Sicuramente Viviana aveva, si ricordava a memoria il numero di Sebastiano, perché comunque mi pare che avessero quei numeri facilitati, come si dice, no? Eccolo. Per cui magari col telefono di qualcuno poteva anche chiamare Sebastiano e dirgli guarda, ritardo un po', indifferente, però è stato molto raro questa grossa preoccupazione che si è creata semplicemente per il motivo che Liliana era leggermente in ritardo dal solito. No, ripeto, non perché avesse un appuntamento di essere a casa alle 6, alle 7, indifferente. E soprattutto fa specie il fatto che Claudio quella mattina gli abbia detto che è andato in giro per procurarsi un alibi. Mi sembra enorme questo. Ma questo Si è detto qualcosa riguardo a questo? Cioè, io trovo più anomalo il voler chiamare la polizia subito, no? Non so se avete guardato, insomma, la storia dei casi di cronaca in cui, per esempio, c'era il caso di Sabrina, la cugina di Sara Scassi, che già dopo un quarto d'ora che Sara non si è presentata per andare al mare, voleva già chiamare la polizia. Molto spesso, quando il colpevole, nella versione di cronaca, ha fatto qualcosa e la persona non si presenta, cioè è sempre il primo a far capire che è successo qualcosa. Non so cosa scatti in queste persone, però di solito il primo che dà l'allarme subito in maniera così anticipata è sempre strano, no? Sempre anomalo. Oltretutto, poi io capisco la posizione di Sebastiano perché secondo me era un po' esagerata, no? Cioè, passare da non c'è altro, vado alla polizia. Poi secondo me Sebastiano inizialmente avrà pensato che, dato che eravamo sotto le feste, probabilmente si sarà trattenuto di più a parlare con un'amica. Di solito il periodo natalizio è il periodo in cui ci si vede di più con le persone che non vediamo di solito, no? Magari viene a bere un caffè, viene a bere un tè, ci si scambia due regali, il tempo poi passa, ecco. Ho trovato più strano e anomalo il comportamento di Claudio, ecco, da questo punto di vista. quello Allora. che lui abbia avuto un comportamento anomalo, credo che lo abbiamo pensato tutti. Sul fatto che l'abbia avuto perché, diciamo, sapeva quello che stava succedendo,
secondo me, quello che è realmente successo quella mattina tra Sebastiano e Liliana o tra Liliana e Claudio nella telefonata, secondo me non l'hanno raccontato. Perché non credo che, insomma, questa agitazione da parte di Claudio e anche questa tranquillità da parte di Sebastiano siano dovuti al fatto che per loro era tutto a posto. Cioè, secondo me, che può essere anche un normale litigio tra marito e moglie, o anche una parola fuori luogo detta da Liliana a Claudio, secondo me è qualcosa che comunque da una parte a uno gli ha fatto pensare, magari non torna perché è arrabbiata, tornerà più tardi perché si è andata a schiarire le idee, perché comunque lasci i telefoni a casa. Per me lasciare i telefoni a casa vuol dire ma avete rotto le scatole, vado, cioè, andatevene al diavolo tutti, secondo me. E dall'altra parte invece c'è uno che va subito, diciamo, in agitazione perché effettivamente magari qualche parola fuori luogo l'ha sentita. E con questo non voglio dire che per forza fossero consapevoli o hanno pensato da subito che ci sia stato un suicidio o altro, ma che comunque Liliana non credo che sia uscita di casa quella mattina serena per Penso. andare al negozio di telefonia e poi raggiungere Claudio. Anche il negozio di telefonia. Eh beh, quello è quello che raccontano. Ah, certo, quello che racconta Claudio. Noi non lo sappiamo poi effettivamente, perché Com'è? non sappiamo se poi è andata effettivamente lì o se aveva Ma non sappiamo intenzione nemmeno se Liliana ha detto a Claudio che andava alla WIP. di andare. Esatto. Non c'è un Ci sono. messaggio, una Solo telefonata. quello che mi auguro è che se Claudio sa qualcosa l'ha detto agli inquirenti, cioè più quello di che in TV è secondario, in TV può dire quello che vuole, l'importante è che le persone competenti sappiano cosa sia successo. Questa è la cosa Non so importante. se fino a oggi non lo hanno fatto, non so Oramai sono se lo passati faranno tempi adesso. abbastanza lunghi. In realtà non si sa. Non si sa cosa ha dichiarato veramente Claudio, chiunque sia, Sebastiano, chiunque sia. Perché ci sono due lavori diversi, no? In qualche modo, perché delle grosse discussioni, delle grosse inchieste, in qualche modo, eccolo, ci sono cose che mi sono reso conto, sono state dette. Per convincere l'opinione pubblica, per fare un po' di casino, un po' di audience, e che poi le televisioni non è che rifiutano questa cosa, anzi, no? Più ce n'è, ben venga. E in pratica, con queste dichiarazioni, insinuazioni a destra e a sinistra, si è creata la telenovela che va avanti da 4 mesi nelle televisioni, nei giornali anche, e tra gli youtuber, e avanti. Beh, In realtà, no, dimmi. diciamo, siamo anche secondo me scaduti un po' nel trash a un certo punto. Ho letto di cose, polemiche, Appunto, sì, appunto. tra Forse. YouTube, Facebook, social, Guarda, e qui anche a adesso. volte magari alcune trasmissioni stesse. Quindi, insomma, siamo proprio al di là della telenovela. Guarda, qui Sì, promettendo. però fa audience. Qua audience va bene così. Non mi Prende pare che perché ci sia la doppiatrice una emittente televisiva che faccia di tutto per capire veramente cosa è successo. Claudio ha detto che Sebastiano ha detto che Sergio, Sergio ha detto siamo sempre là, noi la telenovela continua, ma non si arriva al nocciolo. No? Ho visto che siete stati ospiti a Quarto Grado l'ultima volta, penso che sia stato venerdì. Sì. Quando vi hanno chiesto di questa sostanza o altro, però insomma mi è piaciuto il modo in cui Dai. comunque avete insomma preso posizione sul tentativo di tirare in mezzo anche il figlio di Sebastiano, che mi sembra veramente Lì, una no, non da cosa parte mia, scandalosa. non da parte No, mia. non vostra, in trasmissione assolutamente, lo hanno spiegato e anche lei, insomma tutti avete un po' spiegato che si trattava veramente di un'assurdità. Però ecco, dall'altra parte invece questo tentativo di Ma tirare in mezzo. allora la storia, il figlio di Sebastiano è entrato in scena il giorno del funerale di Liliana.
perché fino a quel punto non era assolutamente comparso nei radar di chiunque sia. Quando il figlio di Sebastiano si è presentato al funerale di Viviana, chi cercava sempre di vincere la colpevolezza di Sebastiano ha iniziato a dire che per portare il corpo lì bisognava essere in due, per dire. È venuta fuori la storia della corda, no? Della corda che sarebbe servita a Sebastiano per tirare fuori dall'impantamento, no? Fuori dal fango, no? Il figlio che era finito di strada, ipotizzando che era solo una scusa per uscire e portare il corpo da dove era, chi lo sa, di portarlo da dove è stato trovato. Ma c'è stato tutto un lavorio per comunque fare in modo che tu i sospetti cadessero su Sebastiano, ma da subito, da subitissimo. Si è creato questo gruppo. Claudio è entrato con la banda subito, proprio raccolto con le bandiere. È stata una cosa molto strana, se vogliamo, no? È stata una cosa molto strana. Un'altra cosa, sì, No, io vado. avevo una domanda sul posto in cui ha ritrovato, in cui è stata ritrovata Liliana, no? Perché non mi è chiaro, insomma, magari è stato detto in qualche trasmissione, però non le ho seguite tutte. Questo posto, quando è stato inquadrato in qualche modo, lei ha detto che dovevano essere in due, no? Però mi pare che il No, corpo no, di no, Liliana io non è no. stato trascinato, no, non l'ha detto lei, l'ha detto qualcun altro, insomma, che dovevano portarlo in Sì, due almeno. no, 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 bene capire questo. La storia che dovevano essere in due è stata detta nel momento in cui il figlio di Sebastiano si è presentato al funerale. E là qualcuno è venuto il sospetto che per portare il corpo di Liliana lì bisognava, no, senza dire che era Sebastiano il suo figlio, ma se tanto mi dà tanto, no? Certo. Ancora una volta compariva l'insinuazione, no? Mica tanto velata. Ma volevo dire ancora una cosa, non so se è sfuggita, non c'è. Però quindi da sola si poteva raggiungere, cioè una persona da sola nelle condizioni fisiche poteva mettersi Liliana in spalla morta e portarla lì da morta? Pesava meno di 45 kg. Ah, ok, no, no, però Sai non che capivo, diciamo, la adesso non sono. conformazione. Come? Sai che non sono tanto Dimmi, dimmi. d'accordo con queste, secondo me è un meglio di persone. No. Perché io ho provato, abbiamo provato con il mio amico che mi ha sollevato, non è stato proprio il morto, ed è molto difficile sollevare una persona morta, sono priva di volontà. Veramente difficile farlo, devi essere molto allenato. Sì, ma quello che mi sono Ed eri sempre. viva, pensa da morta. Sì, ma quello che mi sono sempre chiesto, no? Mi sembra abbastanza normale che sia così. Io credo che se il corpo di Liliana è stato portato con già i sacchi addosso, una persona doveva prenderla sopra la piega delle ginocchia, sopra le gambe, e là c'era un punto d'appoggio, ma dalla parte della testa, come faceva? Dove trovava un appiglio per portarlo? La testa dove? Cioè, credo che meccanicamente sia impossibile portare, anche perché dalla parte della testa il corpo scivolava fuori, era vestita ed era coperta da un sacco di nylon, mica, sarebbe scivolata sicuramente. L'unica maniera, secondo me, è portata in braccio così, no? Ok, quindi da solo Anche poteva perché farlo. secondo me sì, anche perché si può dire che pesa, che tutto quel che vuoi, ma chi eventualmente l'ha portata lì doveva farlo, non è che poteva scegliere, ah, no, sono stanco, non lo faccio, la lascio qua. Era una cosa che doveva fare, volente o non niente, quindi la forza attiva anche se non c'è. Caso che Beh, allora, dunque, sono assenti i segni di trascinamento e questo è un fatto assolutamente sì. abbastanza evidente. E poi i sacchetti sono integri, quindi
quindi mi risulta I sacchetti quali? difficile. I sacchetti Quali di sacchetti? I plastica, sacchi neri in cui era il cuore. i Quelli sulla due sacchi testa? neri. Come? I due sacchi neri sì, sono apparsi nuovi, proprio Sono, nuovi nuovi. sì, sono diciamo Sì, piuttosto, integri. io l'ho fatto, io ho chiesto alla regia di quarto grado la settimana prima che nell'ultima puntata mostrassero questi sacchetti piuttosto, questi sacchetti che Liliana aveva in testa. E ho fatto Sì. notare che erano sporchi di sangue. Allora, in realtà risulta che ci fossero tracce di sangue in una delle due narici della signora Liliana. E Certamente. quindi da lì potrebbe dipendere, insomma, la presenza di sangue. Ma aveva anche dei segni qua, sempre sulla parte destra della faccia. Aveva l'occhio, come è fatto l'occhio destro? Sì, questo non, qui non sappiamo se è dovuto, diciamo, a un edema da sversamento di sangue, diciamo, nelle zone interstiziali dei tessuti, quindi non sappiamo precisamente se ci sia stata. Ovviamente il medico legale, l'anatomopatologo, dichiara di non aver riscontrato alcun segno di colluttazione. Quindi Ah, no, probabilmente, non ho detto che no. non lo escludo, però semplicemente dico che il medico legale ha individuato probabilmente nel posizionamento del cadavere la causa appunto diciamo, di questo edema, di questo edema, via. E quindi, per quanto riguarda invece una presa, una costrizione di un cadavere, appunto, come dice la dottoressa, difficilissimo da sollevare proprio perché diciamo, è un peso morto, insomma, è anche usuale Ma non utilizzare sappiamo questa perché. terminologia. E questo avrebbe comunque portato a una forte costrizione, pur di sollevare appunto il cadavere della povera signora Un Liliana. forte braccio intende? Una presa forte? Esatto, esattamente. Probabilmente io peso Sì, sì, circa sì. 85-90 kg, sarebbe difficile anche per me. Nemmeno ci proverei. Però sicuramente questa costrizione avrebbe probabilmente lasciato macchie ipostatiche anche sul cadavere, che poi probabilmente si sarebbero anche spostate, ma sarebbero risultate agli occhi, all'analisi dell'anatomopatologo, in posizioni improbabili rispetto a ciò che si attendeva l'esperto stesso. Ecco, questo era Sì, un po' allora il mio. il dottor Costantinides, nella sua relazione, non ha detto che Viviana non sono stati trovati segni particolari. Lui ha detto semplicemente che non sono state trovate tracce di, adesso non mi ricordo il termine, che possono aver provocato la morte. Ah, sì, È questo è vero. un po' diverso, è un po' diverso. Liviana non aveva un coltello sulla schiena e nemmeno un foro di proiettile, sono d'accordo. Però Però, signor è stata, Covanello, per, le però, però è percosse. stata, per, è stata percorsa. No, però le percosse si evidenziano, cioè Poi, l'avrebbero evidenziate. scusa. Evidentemente sono dei lividi che sono al limite, potrebbero essere percosse come potrebbe essere che se l'è procurata da sole. O ci sono anche le macchie ipostatiche, però se ci fossero stati dei lividi, il dubbio doveva essere scritto. Poi, insomma, cioè, la consulenza l'abbiamo letta, però, insomma, mai lo scrive che potrebbe trattarsi di percosse. Di lividi sì, dice che può essere se rifatti nel tragitto o che può essere anche svenuta e quindi aver colpito, diciamo, nella caduta l'oggetto. Però, ecco, insomma, un pugno in un occhio. Lo capisci che è un pugno. Allora, parliamo un attimo delle dinamiche perché ci sono molte cose da dire. Perché loro è stato detto nella perizia che non ci sono evidenti segni di colluttazione, no? Il fatto di dire evidenti, secondo me, è un po' da approfondire perché dice tutto e niente. Allora,
No, Quello che aveva scusami, detto lui. quello lo scrive, Sì, scusami, quello lo scrive perché è una relazione scientifica che va, diciamo, ai fini processuali, quindi se non sono evidenti non possono costituire una prova e quindi non serve, cioè per quello lo scrivono, proprio perché no, questo ho possono essere al capito, però confine. comunque però non significa no, li escludo totalmente. Poi abbiamo detto una cosa, no? Più volte, certo l'ha detta lui, che non si è trattato né di un suicidio né di un omicidio volontario, ma di un incidente. Secondo, diciamo, lui, ma anche secondo me, perché mi trovo d'accordo con questa teoria, Liliana era una persona fragile emotivamente. Tra l'altro è stato anche sottolineato, questo lo metto tra parentesi, che qualche problema cardiaco a livello atriale probabilmente lei lo aveva. È stato sottolineato che in realtà lei aveva dei problemi cardiaci, se si legge la perizia, tra l'altro. Secondo me lei è stata presa, non si aspettava quello che le è successo, si è trovata una persona molto arrabbiata che tra, diciamo così, pugni, schiaffi, non si capisce bene, in qualche modo ha fatto svenire o fatto perdere i sensi e forse da lì poi la persona ha pensato che fosse morta. E poi è successo tutto quello che è successo. Ecco, io credo che siano, io credo che la persona inizialmente era arrabbiata con Liliana, voleva dirgliene due, e forse praticamente è volato qualche schiaffone, ok? Ma che non volesse proprio, come dire, farle del male. Inoltre, se poi si guardano le foto che del corpo di Liliana che purtroppo circolano. Lei ha il labbro inferiore molto più gonfio di quello superiore, cioè c'è un po' di dislivello in tutto questo. Oltretutto, poi voi avete detto, forse è dovuto alla caduta perché è svenuta, però è improbabile che una No, non l'abbiamo detto, persona. era scritto nella Sì, no, consulenza, eh. lo so, però io comunque continuo a dire che è improbabile che una persona si metta un sacchetto e cerchi di soffocare dai piedi. Trovo improbabile. No, ma infatti Quando siamo ci sono. davanti a un suicidio, l'improbabile non lo si valuta, insomma, secondo me. Poi Riccardo, dimmi, cioè, nel senso, abbiamo visto cose veramente assurde, Allora. però per il resto, insomma. Allora, semmai mi, non so, mi turba di più la presenza di un sacchetto sugli arti inferiori, perché che senso avrebbe per un suicida coprire prima gli arti inferiori e poi mettersi un sacchetto in testa? Quindi questo. Perché dovevo vestirsi da spazzatura. Ah, ok. Noi se vogliamo. Ho Hanno capito. avanzato l'ipotesi a quarto grado che possa essere avvenuto dopo, che i Cioè? sacchetti li Sì. abbia messi qualcuno dopo, Esa ecco. esattamente, mi viene in mente questo. Sì, Certo. perché perdeva sangue dalla faccia. Allora gli hanno messi i sacchetti quelli attorno alla testa, eh? Li hanno messi perché perdeva sangue. E i sacchetti sono Allora. stati trovati sporchi di sangue. Quindi, chiedo scusa, vorrei fare una domanda alla dottoressa. Dunque, secondo lei, dottoressa, il percorso è stato questo, da quello che ho potuto capire. La signora ha perso i sensi e è stata creduta deceduta, quindi morta, insomma, da chi era lì, insomma, in presenza. Quindi che cosa ha fatto questa persona? Ha messo un sacchetto e ha prodotto, diciamo, una morte da sacchetto? Quindi No, una io credo asfissia che molto lenta? io non credo questo, sinceramente io credo che, come abbiamo detto, però io credo che la persona che se l'è trovata davanti, ok, schiaffi, pugni, qualcosa ha dato, insomma, urla, lei si è spaventata e che probabilmente, io penso che Liliana abbia avuto un forte svenimento, un fortissimo mancamento. Penso che abbia potuto essere trovato. Mi sembra di autopsia, no? Lei è morta con uno scompenso cardiaco acuto, questo ha stabilito il medico legale. Sono Beh, ipotesi, o è morta veramente per lo spavento è proprio morta, oppure aveva un battito talmente debole, okay, che una persona non esperta poteva scambiare per morte, per una persona deceduta. Senza contare che poi la persona che magari l'ha schiaffeggiata, l'ha fatta cadere, quel che è, magari solo spaventandola, avendole lasciato dei segni, secondo me ha pensato, oddio, ho fatto qualcosa io ho provocato questo, e resta evidente, perché anche se avessero solo litigato, no?
si fossero urlate contro. E lei sveniva. Si chiamava un medico, si chiamava l'ambulanza, diceva: ho litigato con questa persona, è successo questo e questo, è caduta, però non l'hai toccato, quindi è normale litigare, quindi non può essere accusato di niente, ma se invece l'hai colpita anche poco, e questo magari è più evidente appena successo il fatto rispetto a dopo, ecco, sei colpevole, potresti averla provocata. Quantomeno non potete fare l'ambulanza. Secondo me la Ah, io persona si è ho due trovata. domande. Certo, omissione di Sì. soccorso, certo anche. Io ho due domande. Allora, l'ipotesi della dottoressa Paola, Sì. non vedo il cognome, non me lo ricordo, Calabrese. sono quelle, insomma, Calabrese, ok, è un'ipotesi di cui si è parlato spesso, anche la dottoressa Bruzzone all'inizio della storia, quando usciva, prima che uscissero gli atti dell'indagine, pensava più a una cosa, a uno scenario del genere. Però poi, diciamo, questi atti ci sono stati e ci sono due elementi che a me mi hanno convinto dell'ipotesi del suicidio. Il primo è il fatto che comunque Liliana ha camminato in quel bosco, cioè sotto le scarpe ci sono Non è che c'è il adesso? terriccio. Allora, Come? Sì, no, no, allora, io vi chiedo. ok. Io mi sono fatta diverse ipotesi. Allora, quelle scarpe sono compatibili col terreno che c'è in zona, giusto? C'è il terriccio Sì. sotto, vero? Sì, Quelle vero. scarpe non le avrà messe quell'unica volta. Le avrà messe anche altre volte per camminare su terreni limitrofi che sono esattamente quelli del boschetto. Io, Sì, però cioè, io ho quando cammini. scarpe da ginnastica mia, no? Adesso ai piedi. C'è esattamente il terriccio che trovo sul boschetto. Succede a me, svengo, mi portano su, sembra che io abbia calpestato quel terreno. Comunque Sì. la vegetazione che c'è dove è stata trovata Liliana, alla stessa altitudine, è tutto attorno, no? Tutto quello che di vegetazione che cresce a Trieste, a quell'altitudine, è uguale per tutto. Però credo che per la perizia botanica fare concludere questo vuol dire che comunque c'è una grossa concentrazione del terriccio di quel bosco. È vero che io ci posso essere andata il giorno prima, però è anche vero che poi cammino per strada da altre parti No, e quindi certo. No, ma c'è un particolare in sì. più. Allora, dove è stata trovata Liliana? Quell'area, quel sito, era completamente recintato. Non certo quando Liliana è scomparsa, ma probabilmente mesi, forse anche qualche anno prima, era stato aperto un varco. Quel terreno, quel sito era così circoscritto che non si poteva entrare, perché era altamente inquinato. E allora io anche questo io l'ho detto parecchie volte, ho detto se si voleva avere la prova se Liliana aveva veramente camminato su quel suolo, bisognava cercare tracce di questo materiale inquinante. Se c'era, significava che Liliana aveva camminato su quel terreno, compatibile o meno, insomma. Ma la prova certa, definitiva, sarebbe stata se si fosse trovato tracce di questa falsa inquinante. D'altra parte, quando siamo andati via da un'intervista, sempre che si facevano sempre là, un operatore mi aveva detto: ma qui vi ho mai visto che sono stati fatti dei carotacci? Quindi significa che la polizia, chi stava facendo le indagini, ci ha pensato di prendere prelievi di quel terreno per vedere il tipo di inquinamento e eventualmente compararlo con eventuali tracce che ci fossero state sulle scarpe di Liliana. Per dire, cioè, per l'unica la prova finale che lei veramente possa essere aver camminato su quel terreno è se c'è traccia sulle se c'era traccia sulle sue scarpe di questo materiale inquinato. Però Se io manca leggevo questo. delle bacche che non sono proprio indice della parte, diciamo, del cuore del boschetto, non della parte limitrofa. Però vabbè, lei Quindi camminava sono molto, anche quindi. minerali. Oh, beh, io volevo tanto parlare di quelli. Allora, quei semini gialli, io sono andata lì ogni giorno
per quasi un anno da quando è successo il fatto. Non ho mai visto questi semini gialli, mai, sottolineo mai lì. Quindi secondo me questi semini gialli potevano dire molto su dove fosse Viviana, che quel corpo era stato spostato. Io non Capito. gli ho Però non è mai stata fatta consulenza una... botanica. Esatto, non è stata fatta una C'è stata consulenza botanica. consulenza botanica. Ok. E a A me, io cosa... sì, che dicevano che erano compatibili con le foglie che erano lì, a parte il fatto che è stata esaminata molto la foglia sotto, che era nel sacchetto, e su questi semini gialli in Una foglia realtà di non è che ho edera, visto. una foglia di edera, perché è molto diffusa Sì, lì lo in so, ma la quella foglia di zona, edera c'è proprio... ovunque qua. C'è ovunque la foglia di edera. Io su questi semini gialli ho letto tutto quello che si poteva leggere, in realtà io non ho visto, dicevano sì, compatibili, ma non c'erano mai semini gialli, non c'erano mai, mai semini così gialli, ma mai. Ma un riconoscimento di specie non è stato fatto su questi semini? A me pare di no, sinceramente, tutto quello che ho letto io non ho trovato niente riguardo ai semini gialli e ho letto tutto quello che poteva essere. Chiaro, io non ho gli atti degli inquirenti ufficiali, ok? Però A me veramente su pare quei di sì semini gialli comunque. io non ho visto niente. Voi avete visto qualcosa su quei semini gialli? La consulenza botanica mi dicono che insomma è stata fatta, cioè se è stata fatta la consulenza botanica per forza devono comparare i semini con il resto. Io E non l'ho cosa hanno letta anche detto? perché l'avrei saltata, che comunque Beh, c'erano queste specie che il erano, eh riconoscimento. sì, c'erano il tiglio bagolaro, mi pare, Sì. l'edera, l'agero. Queste cose qui non so nello specifico quali sono i semini gialli a In cui fai realtà quelli riferimento. non fanno parte, questi semini gialli non fanno parte della vegetazione Ma tu hai intorno. visto le foto dei semini gialli sotto le scarpe o nei Certo, ho vestiti? visto le foto dei Ah, semini ok. gialli e esaminati più e più volte. Ho parlato addirittura anche col botanico che lavora lì. Cioè, a lui non risulta che questi semini gialli ci fossero, sinceramente. Cioè, Certo, lo non è giuro, stata nel senso. contestata questa consulenza, scusa. Cioè, Un bel questa dubbio, consulenza non è però. stata Ma io contestata. voglio dire, adesso, secondo me quella consulenza non è stata fatta benissimo, è molto imprecisa. Anche Però... riguardo a quella famosa sostanza, l'ossidrossichinolina. Hanno Adesso scritto ci arriviamo. traccia. Però un'altra cosa volevo dirvi, e poi parliamo di questa cosa. L'altro elemento, cioè sono due, uno che lei abbia camminato là e due, il cordino. Cioè, il cordino, da quello che ho capito, è quello che viene dalla matassa che è stata ritrovata a casa con la giornalista di quarto grado famosa. Quindi, cioè, se il cordino l'ha preso lei, se l'è portato lei, per che cosa se l'era portato il cordino? Cioè, qualcuno poi gliel'ha trovato in tasca e gliel'ha attaccato? Cioè, che Abbiamo idea vi siete fatti di questo? anche su questo diciamo avremmo delle ipotesi. Parli tu, Fulvio, o dico io. Uguale. Allora, chi ci dice? Sapete che facciamo un piccolo passo indietro, no? Prima del cordino. Le chiavi di Lian sono mai state trovate? Quelle con la L? No, qualcuno le ha, le aveva probabilmente. Chi ci dice che questo qualcuno non le abbia utilizzate per entrare in un secondo momento a casa di Sebastiano e prendere proprio un pezzo di quel cordino per incastrarlo? Perché sembra che tutto sia stato fatto per incastrare Sebastiano. Perché in quanto il corpo, mettendo che, facciamo finta che, no? Sia stato proprio Sebastiano, cosa che io non penso. La buttare in una foiba, perché farla ritrovare? Semplicissimo, semplicissimo. Invece no, l'hanno ritrovata. Chi ci dice che quel cordino, dato che c'era stato un via vai enorme di gente quei giorni, ok? Diverse persone che andavano e Sebastiano anche lasciava entrare, senza badarci troppo, anche perché doveva parlare con alcuni, far andare altri, non è stato preso per incastrarlo. Sì, sul fatto che le chiavi È un po' siano rifatte. machiavellico come cosa. Cioè No, perché è un porto io. di mare. No, perché No, scusa. le chiavi non c'erano. Quindi le chiavi c'era qualcuno, ok? Era un porto di mare. E poi, ok, che machiavellico, però quel corpo è stato fatto ritrovare. A Trieste, Sì. giuro, anche lì, ci sono veramente tanti posti per non far ritrovare più il corpo. C'era una scarpata là vicino. Buttavi giù, non la ritrovavi più, Liviana. Nessuno l'aveva mai Sì. trovata, restava scomparsa dopo un anno.
Sì, Sono d'accordo riguardo. con te, però questa ipotesi del cordino, no? Lasciatemi dire, cioè io capisco qualora fossimo davanti a un omicidio progettato, allora io sono così, diciamo, machiavellica da prendere il cordino che ho usato e andarlo a mettere lì. Ma quando stiamo parlando di una persona che non voleva uccidere, è successo tutto per caso, poi mi sono solo occupato di occultare il cadavere in maniera anche maldestra, cioè cosa ho conservato? La matassa del cordino che ho usato e dopo un mese sono andata a casa di Sebastiano e la sono andata. Cioè mi sembra un po' strana come cosa, sono più portata a pensare all'ipotesi del suicidio davanti a una cosa del genere. Cioè, oddio, il fatto che possa essere successo realmente, che lei si sia sentita male in compagnia di qualcuno e quel qualcuno spaventata l'ha abbandonata e poi è stata trovata e magari, diciamo, risistemata in questo modo, magari qualcuno che pensa veramente che lei sia morta, no? E che quindi il sacchetto lo mette solo ed esclusivamente per far pensare che si sia voluta suicidare, non per farla morire. Io posso anche accettarla che una cosa del genere può succedere, anche se sembra follia. Però tutto il resto poi no, cioè mi sembra veramente troppo macchinoso. Perché ripeto, l'ipotesi del malore è un'ipotesi che ci sta, perché comunque c'è questa causa di morte legata allo Esatto. scompenso cardiaco che dice tutto, non dice niente fondamentalmente, Sì, perché perché lo potrebbe essere scompenso. anche l'inverso, cioè prima c'è una fase di soffocamento e poi uno scompenso cardiaco. Esatto. Però ecco, insomma, questo. E andiamo, insomma, al discorso della famosa sostanza di cui si è parlato ultimamente e per la quale forse l'altra volta a quarto grado, insomma, non mi è sembrato che lei fosse soddisfatto. Oh No, 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 signor ma Covalero. io gliel'ho anche detto quando sabato nel pomeriggio sono arrivato a Trieste, mi ha chiamato, penso fosse il regista, mi ha chiesto se era soddisfatto. E gli ho detto no, assolutamente, perché il servizio di presentazione è stato fatto bene. Dopo c'è stata tutta un'azione per banalizzarmi, per no, non so, anche Abate è venuto fuori con quella frase, mi ricordo che ha detto che sono tutti Sbagliato. sbalordati, no? Ecco, allora se io vado là, faccio delle ipotesi che sono fondate, mi pare che sono fondate, però nel momento in cui c'è da commentare la cosa, io vengo banalizzato da lei, signor giudice, da Abate, che stranamente, mentre, certo che rispondeva a una domanda che aveva fatto Nuzzi, però quando tirava fuori di questa storia degli svalvolati, lui non si è girato verso di me a guardarmi. È stato significativo, credo che nelle altre puntate lo faceva, ma insomma questo è l'influenza. Di fatto è stata fatta un'analisi precisa, direi, su questa sostanza, come lavora, cosa produce, queste robe qua. Una volta che è stato mandato il filmato che spiegava questa sostanza, la terapia era stata, non dico, fatto abbastanza efficiente, eravamo più o meno lì. E quindi questa mia testimonianza è andata a farsi friggere, è stata banalizzata. Io gli ho detto sabato, quando sono tornato a Trieste, che mi hanno telefonato, gli ho fatto presente quella che secondo me è stata una schifezza, e io ho detto che da quel momento in poi io con Rete 4 avevo finito. Ok, no, questo non potevamo saperlo. Non sono affidabili, secondo Signor me. Fulvio, Grazie. lei a cosa attribuisce la presenza di idrossichinolina? E la presenza di. Perché comunque, ma questo lo spiegherà meglio Paola, questa sostanza non è. È difficilissimo reperirla. Non è acquistabile nei negozi, in qualsiasi parte. C'è tutta, da quanto ha detto Paola, anche ci vuole tutta una serie di requisiti per poterla avere. E allora, per il fatto che sono state trovate tracce nel sangue di Viviana, e si sa che questa sostanza riesce a entrare anche nei pori della pelle, Certo. è evidente che Liliana è stata a contatto con questa sostanza. Ok? E allora, dato che questa sostanza viene smaltita dal fegato
in 24, massimo 36 ore. 36, sì. Ecco, 24, massimo 36. Sì, sì. E, allora, noi partiamo dalle 9 di mattina di martedì 14. 24 ore indietro sono le 9 di mattina del lunedì. Del 13, sì. Altre 12 ore indietro sono le 21 di domenica. Domenica Viviana e Sebastiano erano a Grado, che hanno fatto il filmato con la bicicletta, se lo vedo. A lunedì, e comunque tutto il giorno pieno, immagino. A lunedì erano in sauna, tutto il giorno assieme, cioè partiti da casa assieme e tornati a casa assieme, con l'intermezzo della cena dei lumeri. Viviana non ha avuto modo di essere a contatto con questa sostanza nelle 24, 36, 48 ore prima. Si è entrata in contatto dalle 9 di mattina, quando era in Piazzale Gioberti, di quel martedì. Ora, dare importanza a questa sostanza che è stata trovata nel corpo di Viviana e fare una ricerca, chi poteva averla questa sostanza, dato che talmente è raro che qualcuno possa averne bisogno, ne faccia uso. Il discorso potrebbe essere anche semplice per arrivare non dove è stata portata Viviana, ma in qualche modo si saprebbe che lei è stata a contatto dopo il 9 di martedì mattina, di martedì 14, per l'esperienza. E non sarebbe una cosa poco per l'incasino. Quindi un contatto precedente potrebbe giustificare? No, un contatto che non può essere avvenuto se non dopo le 9 di mattina del 14 dicembre, a mio avviso. Qui bisognerebbe intanto vedere con quale quantità è entrata in contatto. Sì, ma, al di là della quantità, perché qua non si parla di una sostanza, di una polvere, di un qualcosa che si può trovare casualmente, intendo di giro per città differente. È una cosa specifica, rara da trovare. Sì, di solito è utilizzata per uso agronomico, ormai quasi tolta dal commercio, esattamente, perché insomma piuttosto... Però ho letto che veniva utilizzata anche per, creme depilatorie, no? Ma anche in alcuni detersivi o in altri intrugli, diciamo, che sono a portata di una casalinga, ecco, in creme o altro, mi viene da dire, no? Allora, purtroppo, diciamo, aspetta, scusami. No, okay, scusami. Non è stata approfondita la cosa, perché comunque non era utile. Però ecco, magari se avessero cercato in casa di Liliana un prodotto del genere, l'avrebbero trovato. Cioè oggi noi magari compriamo su Amazon, compriamo delle cose che non vengono dall'Italia, magari lì è regolare e poteva trovarsi in qualunque tipo di prodotto, cioè è quello che mi sembra un po', cioè non capisco perché vi ha fatto pensare, magari voi sapete qualcosa che non potete dire, perché solo così giustifico il vostro... No, non è una questione che sappiamo... Scusate se ho fatto il piatto. Ok. Sì, no, non c'è. Questo che. No, pensavo che vi faceva pensare a una persona in particolare che magari avesse utilizzato questa sostanza. Non vi vedo più. No, Paola è andata un attimo a cacciare il gatto. Faceva un po' di casino. Dove rendersi protagonista? Paola, stavi dicendo appunto qualcosa su questa sostanza quando stavo parlando. Allora, nei detersivi comuni non si trova, intanto perché ho chiesto a Sebastiano quali prodotti casalinghi utilizzavano, no? E avevo dato un'occhiata, nessuno di quelli corrisponde. Oltretutto, presumendo che magari chissà un prodotto che è, io sono andata per tutto il supermercato a controllare tutte le etichette, tutto letto, sono andata su internet. Non c'è nei normali detersivi. Oltretutto io questo l'ho chiesto a mio zio. Mio zio è un chimico, lavora con questa sostanza. Non è nei normali detersivi per pulire né i pavimenti né i vestiti.
non si trova. Sì, infatti me l'aspetto più in un composto dedicato all'aspetto igienico-sanitario, insomma, quindi qualcosa Esatto, un di aspetto è l'acqua specialistico. ossigenata, è l'acqua ossigenata che Come stabilizzatore o come come ulteriore presidio stabilizzatore per non. medico-chirurgico? Ah, ok. Allora, l'acqua ossigenata chiaramente è in forma diluita, no? E viene utilizzato come disinfettante. Non fa parte del disinfettante perché non è il principio attivo, ma è l'eccipiente e serve come stabilizzatore del perossido di idrogeno, dell'acqua ossigenata, scusate, che siamo più semplici. Mi Perché perdoni, poi l'acqua ossigenata è. Non ho allora capito. mi Sì. viene questo dubbio. Ok. I prodotti da parrucchieria, come per esempio appunto l'ossigeno che viene, che serve per, diciamo, per aprire le squame di cheratina, per far entrare il colore all'interno, insomma, eccetera, eccetera. Quindi Certo. l'ossigeno 30, 40 volumi, 20 volumi, 10 volumi E anche se si... Liliana aveva il ciuffo decolorato, no? Quelli sono Che ha fatto sei. stabilizzati Sì. chimicamente. A parte Sì. quelli di bassa qualità, quelli di alta qualità sono stabilizzati chimicamente. Sì, e solo che Liana ha fatto la tinta in 6, cioè tu ha fatto la tinta in 6 a voglia se doveva essere eliminata No, dal volevo 6. soltanto, ecco, No, no, scusate, a sapere, me era una domanda, ovviamente ecco. avete fatto benissimo, fatemi tutte le domande, non sono contraria, diciamo, anche a chi magari mi critica, perché noi abbiamo fatto delle ricostruzioni nostre, però. Mi piace discuterne, ho l'entusiasmo a volte di dire, credo, perché ho studiato veramente tanto, non solo la sostanza, ma tutto l'argomento, ecco. Viene Certo. utilizzato molto, cioè viene utilizzato molto, viene utilizzato nella ossigenata, ecco, questa è stata una mia ipotesi, no? Che qualcuno può essere d'accordo o meno, no? Nell'ipotesi dell'omicidio, okay? Anzi dell'incidente, perché non è stato un incidente, poi non ho neanche chiarito la questione del cordino bene, cosa pensavo. Ah Allora, sì, poi. secondo me, facciamo tutto con calma perché sennò potrebbe essere, questa è la mia idea, potrebbe essere stata utilizzata l'acqua ossigenata, no? Per togliere le tracce del corpo di Viviana. Se ne metti parecchio, allora è rilevabile anche l'ossichinolina. E voi, qualcuno si sarà chiesto, allora, qualcosa resta dell'acqua ossigenata? No, l'unica sostanza che resta è la tetrossichinolina perché tutte le sostanze sono molto reattive. Per togliere le tracce dal corpo o da Sì, quelle che ha dal lasciato lei corpo, sul sì. posto? Sì, quelle che hanno lasciato le persone che secondo noi l'hanno trasportata lì. Però quello non può essere perché la sostanza l'ha assorbita da viva, non da morta, quindi insomma non... Sì, essendo Allora, presente nel sangue. ok, A esatto, meno la che sia sostanza, stata certo. reperita in tracce, veramente solo in tracce, ma non credo perché, No, insomma, ma da quello che... infatti è veramente molto minima, diciamo, per quello non l'hanno presa proprio in considerazione. Anche su questo bisogna sempre stare un po' attenti. Cosa vuol dire tracce? Soprattutto, che strumento di misura hanno utilizzato per analizzarlo? Quale strumento? Quanto sensibile è lo strumento? Soprattutto, quali unità di misura hanno utilizzato, non so, le moli, la molarità o le parti per milione? Parte per milione, Per da... analizzare. ma penso che ci sia nella consulenza, no? Cioè, penso che ci sia scritto Non c'è questo, no? scritto, c'è scritto quello che ho letto io almeno, premetto, non ho letto gli atti prettamente ufficiali, c'è scritto solo tracce. Però penso che Solo nella tracce c'è scritto. consulenza ci sia scritto tutto, perché se no non avrebbe senso, ci sono tutti i parametri, come è stata presa, cioè credo che ci Allora, sia, io io devo non l'ho essere letta quella parte, sincera credo, che. perché la salterei non capendo, diciamo, di che cosa si parla, quindi insomma, quella parte lì, insomma, anche se avessi gli atti l'avrei saltata, perché non essendo il mio mestiere non capisco, diciamo, molto di questa cosa, però insomma ne ho viste di altre. E in genere ci sono, c'è tutto lo studio scientifico, i parametri e come viene fatta. Cioè, tracce credo che Io ho sia nella cercato. sintesi. Il termine Ok. tracce sta ad indicare che non è stato possibile quantificare realmente e in modo certo
appunto la quantità di particelle all'interno, insomma, della massa. Allora, vuol Credo dire che ci sia la all'indice della tabella. rilevabilità, no? Tecnicamente, però secondo me avrebbero dovuto, quello è un testo scientifico, no? Ha una validità giuridica scientifica. Chi ha fatto l'analisi, cioè, nel senso, quando io vado, ho fatto l'esame di Stato, ho fatto qualsiasi concorso per cercare di entrare, per esempio, in ospedale privato. Allontanata. Signor Secondo lei ci arriveremo mai ad una Sì. conclusione di questa vicenda? Parliamo un attimo con Ah, lei. sì, infatti. Eccomi. Ma non so, Si saprà la verità. io credo che se prenderanno sul serio questa storia di questa sostanza, ecco, magari potranno dire no, è una stupidaggine, per amor di Dio non ne parliamo. Però se io fossi negli inquirenti andrei a fondo a questa ipotesi, no? Questa sostanza c'era nell'organismo di Viviana, il fegato non ha fatto in tempo a eliminarla. Insomma, non sono poche cose, è una sostanza che non si trova assolutamente facilmente, anzi, insomma, sono dati importanti, credo. Sono Allora, dati posso dirti importanti se lei questo? li rapporta. Sì, ti finisco, rispondo a Fulvio e poi riprendiamo Prima l'argomento. dicevo che Questi possono. anche quando ho fatto, scusate, il banale esame di stato per esercitare la professione, ho dovuto studiare una sostanza che è stata rilevata, ho dovuto identificarla, anche se quella sostanza ho constatato che magari non c'era il campione. Ho dovuto specificare tutta la strumentazione che ho utilizzato e tutte le unità di misura. Possibile che in un testo come quello, che, una, deve avere che la rilevanza scientifica deve essere massima, non scrivi l'unità di misura e come l'hai misurato? Cioè, è possibile veramente Ma fare tu una non l'hai cosa del visto però, genere? come fai a dire che non è scritto? Cioè, Quello che ho non letto l'abbiamo io, visto. che era quella era la perizia che aveva fatto La Costantinides, sintesi. Però c'è il veramente la tossicologico, sintesi. e il tossicologico c'è la tabella con tutti i parametri e ci sarà anche questo nel questa sostanza. Deve Cioè, è esserci per impossibile che forza, non no? ci sia. È Cioè, da legge c'è la che siano tabella eliminate del le consulenze. tossicologico, poi il medico fa la consulenza, diciamo in generale, però poi c'è l'esame tossicologico con tutti, e quello credo che sia lì, nell'esame tossicologico, con una No, il tabella, insomma. tossicologico io l'ho letto e c'è questa sostanza praticamente, l'ossidrossichinolina non c'è e viene sollecitata in traccia. Ecco, secondo me sarebbe da approfondire un attimo questo aspetto qua, per capire bene. Però adesso rispondo a quello che stava dicendo poco fa, questo potrebbe essere importante come pista investigativa nel momento in cui si sospettasse un omicidio. Se tu sospetti un Ok. Ok. omicidio, tutto serve e anche una minima traccia di una sostanza come questa potrebbe anche avere valore di Perché indagine, no? purtroppo cambia Ma nel anche il modo momento in... di approcciarsi, se è, Esatto. diciamo, il capo di imputazione, tra virgolette, insomma, l'ipotesi di Esatto, nel reato. momento in cui non c'è una morte violenta e che quindi si va verso un suicidio, o O comunque l'ipotesi, l'incidente. la seconda ipotesi è l'incidente, quella traccia lì non è un elemento che porta da nessuna parte, anche se l'approfondisci, ok? Soprattutto Scusate, perché. questo non si sta indagando per omicidio, se sta seguendo quella No, pista lì. l'indagine per omicidio c'è per giustificare gli altri Certamente. approfondimenti, perché cioè, solo per omicidio puoi giustificare 2 anni di indagini e ulteriori accertamenti. E non credo che nell'ipotesi della procura ci sia l'omicidio, cioè, Ma comunque, onestamente. andando a memoria, no? Sì. La prima, mi pare che il fascicolo sia stato aperto per sequestro di Sì, persone. esatto, sì. Per sequestro di persone. Sì. Ma non c'è il cadavere, quindi insomma non. E quando hanno parlato di sequestro di persone, dopo hanno detto, ma sì, abbiamo tirato fuori questa formula giusto per permettere la sepoltura. Ok? Adesso viene fuori quest'altra versione, no, no, ma si dice solo perché, insomma, cose della settimana di mistica, non ho capito. No, Se no, no, adesso qui. semplicemente il codice prevede che ci sono dei tempi da rispettare per le indagini. Quindi, Sì. e soprattutto il PM o comunque il GIP deve avere
insomma, la possibilità di un'ampia possibilità a largo spettro per fare delle indagini. Chiaramente, se l'indagine viene aperta per furto, nessuno ti autorizzerà mai a fare delle intercettazioni piuttosto che altro, perché è Non chiaro sono che il reato è d'accordo. minimo. Quindi, ovviamente, siccome c'è tutta questa storia su quando è morta o altro, e comunque la procura è stata molto brava, nel senso che, nonostante secondo me è convinta dell'ipotesi del suicidio, non ha chiuso lasciandovi lì a scannarvi tra giornali, trasmissioni, YouTube o altro e continuare. Sono sta no, non lei, cioè, perché No, lei diciamo non ha sentito. Dico, ha intendevo preso questo. tutto quello che. No, 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 sto dicendo, lo so che non lo dice lei, lo dico anche per chi ci ascolta. Ha preso tutto quello che non è stato fatto e per cui sono state fatte, diciamo, delle obiezioni, ha detto vabbè, facciamo anche questo, perché effettivamente credo che questo l'abbiamo fatto non solo, non è un modo per prestare il fianco alla famiglia, ma semplicemente perché comunque, quale che sia la verità che uscirà da questa storia, comunque è una cosa molto anomala. Ok? Cioè, sulla data certa della Dio. morte, che sia morto il 5, che sia morto il Insomma, 14, che sia stato un errore, la certezza non ce l'avremo mai, cioè ormai no, certo. il danno è stato fatto. Quindi fare tutte le indagini possibili è un modo per la procura per dire ok, noi ce l'abbiamo messa tutta. Poi magari uscirà qualcosa, magari poi uscirà qualcosa Sì, che cambia tutta può darsi, lo solo che scenario, eh. però quello che mi domando è come si può provocare volontariamente, perché parliamo di omicidio, come si può provocare volontariamente uno scompenso cardiaco acuto senza l'uso di medicinali o di qualche sostanza strana? Come si può preordinare che una persona, come può l'indiana essersi ordinata di farsi venire uno scompenso cardiaco acuto? Però quello può essere anche dovuto al soffocamento, ecco. Certo, Cioè, se tu soffri di ma cuore, dai, io ma ti no, so, prova a ma soffocare. che, Prova. ma No, ma dai. va bene anche con l'omicidio, signor Covalero. Se io provo a soffocarla, ti mette il sacchetto e ti chiudo, a te ti viene lo scompenso cardiaco, eh. Cioè, No, non è che se uccido per forza che ti il uccidi. sacchetto la corda lasciava passare aria. Beh, lo stesso, Non perché era mentre respiri il stretto, sacchetto. non era Ma non è stretto. importante, Sì, può anche non infatti. chiuderlo il sacchetto. Se lei si mette un Infatti. sacchetto e non è chiuso e respira e lei non pone resistenza, il sacchetto s'appiccica e muore lo stesso. Cioè, No, a quanto vedo lo scompenso cardiaco. questo è vero, però ci sono degli studi che dicono che se tu ti metti un sacchetto in testa e lo fai da solo, praticamente l'istinto sarebbe, è molto difficile, quindi ci sarebbe quello di No, ma infatti non stavo parlando del caso specifico, allora, stavo parlando anche dell'omicidio. in generale, perché ci sono stati dei casi che abbiamo esaminato anche in passato, cioè che 10 a 1 visti dal di fuori erano omicidi, e in realtà invece si è Sì, infatti dimostrato essere. dal 93 al 2013, cioè in 20 anni, ci sono stati 101 casi, se non erro, di soffocamento o di morte da sacchetto, 100 erano avvenimenti, atti suicidari e soltanto uno era un atto omicidiario. E nei 100 casi l'incidenza relativa al sesso femminile era piuttosto importante rispetto a quella maschile, quindi la Qui siamo possibilità che ci sia purtroppo. stato un soffocamento lento, questo può essere anche, questa ipotesi può essere anche suffragata dalla corposa presenza di acqua all'interno del sacchetto, proprio perché prodotta dal vapore acqueo polmonare, appunto, fisiologico, che si è accumulata e la grande quantità giustifica di acqua all'interno del sacchetto può giustificare la presenza di questo sacchetto per un lungo periodo di tempo, quindi un avvenimento che può essere durato addirittura oltre l'ora, cioè non un semplice soffocamento di 2 o 3 minuti con il cuscino, eccetera, eccetera, Porca miseria, oppure. in diretta. Quindi ci può stare tranquillamente che il sacchetto non fosse aderente, che il soffocamento sia avvenuto in un arco temporale importante, quindi che vada ben oltre 10-15 minuti, e anche la posizione della signora Liliana, che si afferra il giubbotto così,
si Può stare. riferisce, scusi, ma si riferisce alle immagini della radiografia? Perché No, io mi riferisco al. nella radiografia viene vista che si tiene, come se si tenesse il giubbotto, no? Ma in Sì. quella posizione è stata messa per fare la radiografia. Allora, in realtà diciamo, nell'esame preliminare fatto proprio sul luogo c'è scritto che il cadavere è stato proprio trovato con le mani in questa posizione, cioè che si afferravano al giubbotto, come potrebbe fare qualcuno che sta soffocando, però Occhio inconsciamente, freddo. cioè Occhio occhi a freddo. freddo, certo, Più certamente. plausibile. D'altra Non lo parte, so, non so perché. stiamo facendo una serie di ipotesi, non c'era. Perché, d'altra esatto, parte, scusi. l'ipossia porta a una mancanza di lucidità, quindi l'azione successiva potrebbe essere tranquillamente lontana dalla logica, insomma, casuale. Però, certo, sicuramente anche il freddo, sicuramente. Se si vuol pensare, se si vuol pensare a un'azione violenta che Liliana ha subito, o se si vuole escludere che ci sia stata un'azione violenta, è stato riscontrato che Liliana, qua in mezzo al letto, aveva un'abrasione. Questo tipo di abrasione, valuto che può essere stata provocata da qualcuno che l'ha presa così, con i vestiti invernali, il volume, ti prendi qua per il petto e ti lascia l'abrasione. Capito, sì. Ecco, per dire, questa, secondo me, anche questo è un segnale che lei ha subito una violenza fisica, a meno che prima di suicidarsi, con la mano sinistra si sia colpita la parte destra della faccia, però cercando di proteggersi con la mano destra, tanto che l'orologio si è fermato alle 9:17. L'orologio si è fermato, in teoria, possono essere anche le 21:17, anche di 8 anni dopo, però fatalmente si è fermato circa 25 minuti dopo che lei aveva lasciato stare i superti. Ok? Sì, avevo. Tutto? Sì, avevo Sì, letto perché riguardo la parola. Liliana era in Sì. castello di Alberti qualche minuto prima delle 9, 8:50, l'attorno, no? Per dire. L'orologio si è fermato alle 9:17. Gli inquirenti avranno analizzato questo orologio, se è proprio in quel momento la batteria ha finito di funzionare, o se si è spostata per un colpo, o se addirittura l'orologio si è rotto a causa dei colpi che ipoteticamente Liliana stava subendo e cercava di proteggersi con la mano destra, e lei portava l'orologio sulla polso destra. E i segni erano sul volto, sulla parte destra. Sarà tutto un caso, ma Cristo. No, no, Allora, io volevo io. farle una domanda. Sì, siamo un poco. Sì, stiamo Allora, io sforando. penso che, vediamola da questo punto di vista, sia che si pensi al suicidio, che all'omicidio all'incidente, comunque è andato un macchiavellico, è successo tutto in modo anomalo, No, ma su secondo me. questo Non ci sono siamo tutti dubbi. d'accordo. Per Assolutamente. questo, Questo diciamo, la giustifica storia, 2 anni di insomma. indagini. Esatto. Se Signor fosse stato Covella, io le volevo lineare. fare due domande in verità. La prima è, lei per quale motivo esclude proprio l'ipotesi del suicidio? Per il fatto che ci sono delle cose che la convincono al contrario? O perché No, conosceva Liliana e quindi insomma non. perché sono straconvinto che Liliana non si sarebbe mai suicidata. Quindi per una questione proprio legata alla Ma persona. era troppo innamorata della vita, credeva di suicidarsi, non esiste. Ok, perfetto. E voi avevate Ok. altre domande? No, No, un'altra domanda volevo chiederla. Io sì. avevo visto che voi siete stati ospiti anche da Bugalalla, no? Su YouTube. Voi siete, diciamo, a conoscenza di tutta la storia di M-Team, cioè non vi hanno proposto di risolvere il caso o altro, insomma. No, assolutamente Niente. no. Ah, perfetto, No, assolutamente dico.
No. perché sono in cerca di casi o di altro, l'hanno già fatto con Sebastiano, poi ho visto anche voi, poi loro sui social scrivono cose Ma assurde, insomma. probabilmente avranno già visto la mia dichiarazione dei redditi, quindi magari non ci pensano nemmeno. Eh no, ma sai, in questo momento non gli serve quello, gli serve semplicemente avere un po' di pubblicità, quindi insomma si intrufolano per quello, insomma, per quello vi chiedevo. Se mando io a loro la mia denuncia dei redditi, mi mandano una sovvenzione. Troppo simpatico, la signor Colaro, lo richiamiamo subito per parlare anche di altro perché è troppo simpatico, veramente. Senta, posso farle un'altra domanda e poi la saluto? Ma No. lei ha denunciato per tutti gli insulti, le offese, le cose Era che le quello sono state che fatte sui social? Ah, le volevo chiedere. hanno No, occupato la. ma non c'è questa qua. Ale ancora. Ale ancora è Ah, una che sì, ho ha un. capito. Sì. Lei ha pubblicato che ha le prove che siamo andati io, Claudio e Sebastiano a portare Liliana lassù. Viva! Io l'ho istigata a suicidarsi. Sebastiano è venuto a darle l'ultimo saluto e Claudio, non so, penso faceva il chirichetto, adesso non so che funzione gli ha affidato. No, questa Questa storia ce mi la spieghi un sfugge. attimo, se vorremmo di un altro minuto, ma ce la spieghi bene perché veramente sono le assurdità. No, allora, tanti mi hanno detto, ma perché non gli fai una denuncia? È come sparare sulla Croce Rossa, io sono un buono, cosa vuoi che faccia? Io, magari, se qualcuno, ho cercato di stare attento in questi 18 mesi, però magari può essermi scappata una parola oltre, qualcosa di diverso, magari qualcuno mi avrà fatto una denuncia, una querela. So che ho la cassetta della posta piena di bigliettini di quelli che viene a tirare in raccomandata, ma intanto tengo lei in archivio. E allora, nel momento in cui, casomai, qualcuno mi farà una querela che dovrà e vorrà avere un risarcimento, io mi ribadrò su tutti quelli che sono inventati storie e che hanno tirato insinuazioni, robe di questo tipo. Sarà un dare e avere, insomma, adesso vediamo. Ma non rispondo mai alle provocazioni, non perdo tempo. Ho Non capito. l'ho mai fatto, proprio. No, no, ero curiosa proprio Ma perché a volte sento il suo nome, no, ma anche di Ale ancora non. anche perché tutto il mio percorso da quel 16 dicembre fino ad oggi, no? Ecco, è tutto tracciabile, le cose che ho detto, le supposizioni che ho fatto, sono dentro a interviste o sono per cose che ho scritto. E non ho mai cambiato idea sui miei pensieri, no? Che Liliana abbia subito una violenza fisica e verbale, lo dico da un anno, non è che ho cambiato idea. Ma c'è tutto, se uno va a cercare il mio percorso da quel 16 dicembre in poi, c'è tutto, non c'è. Non ci sono telefonate tra me e Liliana, forse due messaggi, forse. Dicono che c'è questo sistema che riescono a capire dove era ogni persona quel giorno, benissimo. Mi chiederanno il DNA. Lo facciano, c'è proprio non c'è verso, non c'è verso. Per cui quello che gli altri suppongono, anche perché uno si sveglia la mattina, no? Si fa influenzare da una notizia, da un YouTuber e va all'attacco. Poveri, cosa vuoi che faccia? Cioè, non me ne occupo, no? Voglio dire, se avessi la necessità di difendermi, di cancellare i sospetti su di me, però non ho l'esigenza di convincere chi che sia. Bene, io vi ringrazio Va bene. tantissimo per essere stati con noi questa sera, per averci fatto conoscere Liliana e per aver dato, diciamo, delle interpretazioni. Noi siamo stati cattivi con le domande, ce lo diciamo tranquillamente. Però No, ma
Cioè siamo Sì. stati corretti, onesti, abbiamo esposto questo Certo. pensiero Sì, senza, no, no, diciamo. certo, no, no, non c'è stato niente di tendenzioso di questo tipo. Raramente No, succede, però succede. noi siamo stati cattivi nel senso che noi abbiamo cercato di, diciamo, di esporre, di smontare un po', alcune tesi, però ecco, siamo contenti che vi sia piaciuto questo nostro modo di rapportarci Sì, anche. sì. Ma d'altra parte io parlo volentieri di questa storia, no? E mi rendo conto che mi serve per sfogarmi, perché ho tanta rabbia dentro. Io ho bisogno di parlarne. Parlerei anche da solo, anche dopo magari del binocchio mi sveglio, mi sento. No? Ma veramente, se chi mi chiede qualcosa io rispondo volentieri, proprio perché devo buttare fuori, no? Certo, Non ho ancora esaurito la... è comprensibile. Non ho ancora esaurito la rabbia di quel che è successo, perché per me è una follia. Io avrei accettato che Liliana fosse successo un incidente, una malattia, ma sta roba qua, sto marciume, e la consapevolezza che la sua morte è stata provocata, non voluta, ma provocata. Per Certo. me questa è la mia Va convinzione. bene. E per cui sapere che probabilmente tra quelli 7, 8, 10 persone che rotolano attorno a Liliana, quasi sicuramente c'è quello che ha provocato il suo scompenso cardiaco e quindi la sua morte, non mi fa star bene. E io Certo. l'ho sempre detto, anche se in qualsiasi momento venga fuori la verità, venga fuori chi è stato causa di Liliana, non me ne frega neanche che faccia mezz'ora di carcere, che si arrangi con la sua coscienza. No, non mi sento vendicativo nei suoi confronti. Chi si arrangi che faccia lui? O lei, se vogliamo, perché poi chi lo sa che sia responsabile della morte di Liliana, sia lui o lei. Bene, grazie a Dura. tutti di essere Va stati con bene. noi. Ci vediamo settimana prossima quindi Grazie. con me e con Riccardo. Grazie ancora a Sì, sì, sì. Fulvio Va e benissimo. Paola. Ciao a tutti. Ok, Ciao. d'accordo, Buona grazie. serata. Ciao a Ciao. tutti. Ciao. Buona serata. Ciao. Come è possibile vedere